Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi di YouTube, finalmente siamo di nuovo qua su Creativerse, finalmente, è passato tantissimo tempo, non è vero. Allora, l'ultima volta che abbiamo fatto un Let's Play è stato ieri praticamente. E cosa avevamo fatto insieme? Abbiamo fatto l'orto. Allora, prima di tutto, ragazzi, andiamo a vederci l'orto. Com'è? Andiamo a vedere se è venuto fuori tutto oppure no. Io so già. Allora, non mi ricordo più se è quello. Forse sì. Questo cos'è? Non mi ricordo più se è l'orto. Sì, esatto. Io ho fatto sto sorta di stanzetta, ma ragazzi io vi dico la verità, così mi fa veramente schifo, cacchio. Devo ancora mettere le scale. Vediamo qua. Allora, non ho ancora messo la porticina, poi la metterò. Guardate. Ragazzi, è venuto fuori tutto! Molto, molto bene. Molto, molto bene. Allora, volendo, si potrebbe raccogliere e poi risseminare tutto un'altra volta. Ma essendo che io qua voglio fare il grano, allora, ragazzi, io devo preparare i semi per quanto riguarda il grano, perché non ne ho tantissimi, c'ho solo quelli lì. Ne ho solo qualcun altro vicino, quindi raccogliendo non raccogli solo i semi, non raccogli i semi, raccogli la pianta del grano, quindi devo tirare fuori da quello i semi. Devo guardare quante ce ne sono e farne, dobbiamo vedere quante ce n'è in una fila, quindi praticamente ce n'è, non so adesso quante ce ne saranno per fila, ma saranno almeno una trentina, 20-30 piante. E così poi le conto bene e faccio i vari semi. Lo stesso per le rape, lo stesso per la lattuga, e dall'altra parte volevo mettere i meloni, però io volevo fare questa cosa qua. Qua fare solo grano e lì fare due file di lattuga, due file di rape e due file di meloni. Anche i meloni purtroppo non li trovo. L'unico posto dove si può trovare il melone è nella foresta, non nella foresta, nella giungla, non nella foresta. Quella che noi abbiamo qua è una foresta. Nella giungla vera e propria riusciamo a trovare il melone. Sono rarissimi da trovare, ma li troviamo. Devo raccogliere poi il miele, ma per adesso ne abbiamo abbastanza, quindi va bene. Ritorniamo di nuovo a casuccia. Qua poi aggiusterò, ragazzi, perché tanto questo è solo una sorta di magazzino, diciamo, via, una cosa sola così. Allora, ma che cacchio è successo? Mi sono trovato, ha fatto 800 giri, vabbè. Allora, questo teletrasporto ci porta praticamente nell'ultimo pezzo di tragitto che avevamo iniziato a fare assieme. Ma oggi voglio fare qualcos'altro, perché ragazzi, essendo che mi servono mi serve il coal, non ne ho più, ne ho veramente poco, ne ho solo praticamente forse mezzo stack, non ne ho più. Allora, volevo andare, dovrebbe essere questa qua,
questa qua sì, dovrebbe essere quella caverna che noi avevamo trovato poco tempo fa, quando abbiamo fatto la cava, se vi ricordate, la cava per le risorse. Quindi dovrei fare una cosa, prendere degli altri extractor e fare un altro scavo per trovarmi delle risorse. Però ragazzi, qui allora, prima di tutto dobbiamo farci, mi sa, un po' di armature, perché noi non abbiamo più niente, dobbiamo farci l'armatura. Quindi andiamo qua, ci facciamo un attimo i due pezzi di armatura. Allora, che ci serve? Ok, abbiamo posato tutto, abbiamo tutto. Allora, essendo che, come vi ho detto, mi servono di spada ne abbiamo, uffa, sì, te voglia. Ok, mi serve il call. Dobbiamo per forza andare in quella grotta, che in quella grotta c'è della roba. Allora, oggi facciamo questa missioncina, andiamo a raccoglierci un po' di risorse. Quindi andiamo qua e oggi facciamo un video così, ragazzi, senza nessun... Allora, ah, sei qua, bastardo. La Madonna, cosa c'è qui? Non sono riuscito praticamente ad aggiustarli e quindi, ragazzi miei, non posso per adesso giocare a farming. Ho una gran voglia, ma proprio una gran voglia di giocare. Ma purtroppo, ragazzi, non posso. E quindi niente, la situazione è questa qua. Qui intanto, ragazzi, ci raccogliamo un bel po' di risorse. Tu vieni qui e ti rompo il sederino. Ok. Ci sono degli altri nero che rompono le scatole qui. Ok, qua ci accecano sempre, ragazzi, ci accecheranno sempre. Vedete, come potete vedere, le ossa le troviamo ovunque, sia in quei merdini verdi che noi uccidiamo, tipo i pigli, come cazzo si chiamano? Quelli verdi, quelli gialli, quindi quelli notturni e quelli giornalieri, lì troviamo praticamente tutto. Qua stiamo andando giù, però. Qui, ragazzi, stiamo andando giù e mi sa che il carbone qui non c'è, però questa la devo prendere perché mi serve, e anche questa è molto rara. Ma è finita qua la grotta? Allora, questo è un effetto che fa il fango, non so se avete visto, mi ha rallentato veramente di brutto. Quanta ce n'è? Vabbè, lasciala lì adesso. Prendiamoci questa. Oh, abbiamo un po' di cosucce. Abbiamo un po' di cosucce. Questo è corallo.
voi dite come fa a esserci il corallo qua? Perché qua molto probabilmente c'è dell'acqua. Ci sa, vedete? Immaginavo c'era dell'acqua. C'è il modo per farlo, c'è il modo per farlo, per fare il corallo c'è il modo, basterebbe, come potete vedere, basterebbe che un po' d'acqua, ecco quella che ho sbagliato a mettere, vi faccio poi vedere come si fa. Si mette praticamente la terracotta sotto, così si mette l'acqua mineralizzata e automaticamente si lascia solo un cubo libero e dovrebbe venire fuori il corallo. E viene fuori tipo un infinito di corallo, solo che, come posso spiegare, sì, qua ci siamo. Non me ne ero accorto che c'era il pistolino marcio qua. Ok, tanto questi ci servono. Vediamo un po' cos'altro c'è. Ecco, sempre solite stronzataggini. Quei cubi lì sono cubi inutili, sono quei cubi del tipo pavimento che ho messo io dentro quella casetta vicino all'orto. Fa veramente schifo quel pavimento, ragazzi, vi dico la verità. Infatti mi sa che userò questi blocchi. Possiamo anche fare così. Guardate il ferro, ragazzi, è un trovato del ferro. Allora, qua no, però qua lo potremmo mettere. Abbiamo trovato del ferro. Allora, messa. Questa grotta qua, ragazzi, è veramente immensa. Io sto pensando seriamente di mettere giù un teletrasporto qui per poter poi andare a visitare l'altro pezzo, perché è veramente veramente gigante. Quindi allora io direi di fare una cosa, ragazzi, intanto facciamo così e mettiamo qua e mettiamo un teletrasporto, lo mettiamo praticamente qui, perché qua facciamo così. E andiamo avanti in oltranza qui. Poi andremo a vedere di riuscire magari a fare un'altra cosuccia. Adesso facciamo qua, mettiamo il teletrasporto, che almeno così sbucchiamo fuori qui. Quindi facciamo così, un teletrasporto, gli mettiamo i nostri funghetti. Io ragazzi, questo video qua è facile che ve lo divido in due, perché verrebbe molto ma molto ma molto lungo, secondo me. Quindi ve lo dividerò veramente in due, così. Tanto ci servirà poi solo per venire qui.
che noi usciremo e andremo a visitare l'altro pezzo lì di Cacchina. Intanto noi qua chiudiamo con, fatemi vedere cosa posso avere qua che non mi serve. Allora, che non mi serve c'è la Bedrock. La Bedrock che non mi serve, quindi possiamo metterla qua, perché anche di Bedrock ragazzi ne abbiamo una marea, ma no, è sbagliato, ma perché due? Quindi noi sapremo poi che qui, quando si arriverà qua, si uscirà e si troverà la caverna lì. Adesso andiamo in là e andiamo a visitare la nostra Sniappola vivente, quindi andiamo su qui, quindi qua, vediamo, magnetite, perfetto, qui abbiamo ossidiana, ne abbiamo una marea, ossidiana ragazzi ce n'è un'infinità, l'unico problema nostro è il coal, che non ce n'è. Ce n'è veramente, ma veramente, ma veramente poco. Adesso dai ragazzi che ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo, ce la... Sì, che ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Oh ragazzi, ragazzi miei, ragazzi miei. Allora, dobbiamo vedere se adesso ci segue a casa. Allora ragazzi, andiamo verso casa, vediamo se ci segue. Ci segui? Perfetto, perfetto. Allora, dobbiamo salire qua. Saliamo qua ragazzi, torniamo indietro. Immediatamente voglio tornare indietro. Mi segui? Perfetto. Prendiamo un attimo questo e questo. Perfetto, andiamo. Speriamo solo che non incontriamo niente di particolare. Eccolo. Perfetto. Finalmente ragazzi, ce l'abbiamo. Ci sei? Perfetto. Bene, bene, bene. Ah, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! L'abbiamo tamato! Ok, allora, adesso per fare una bella cosa, devo capire dov'è la grotta, quella grotta, cioè quella grotta, il... ecco.
ma io qua rischio di prenderlo. Allora, andiamo qua. Qua sopra. Stay. Vieni qui. Vieni qui tu. Se ti distruggo. Ok. Ok. Follow. Perfetto. Allora, adesso ragazzi io non mi ricordo. Aspetta. Fatemi vedere. Ah, è qua. Però ragazzi io non so se lui entra nel nel teletrasporto, non lo so. Non lo so. Qua ce l'abbiamo molto dura, ragazzi, non so se ci entra nel teletrasporto. Noi ci proviamo, se no qua è un bel casino perché dobbiamo salire e per salire qua è veramente dura. Allora l'unica cosa ragazzi da fare secondo me è questa. Salire così. Lo so che ci andrà tantissimo tempo. Purtroppo dovrò. Ma perché io subito vado a beccare dei punti dove non posso salire? Ok. Allora, qua siamo all'altezza della stone. Perfetto. Quindi, qua così. Perfetto. Ok. Così. Perfetto. Perfetto ragazzi, ci siamo, Perfetto, andiamo qua, andiamo qui, e lui ragazzi ci segue. Io credo che dovremmo essere abbastanza, non dico tanto, ma abbastanza digitale. Siamo abbastanza vicini a casa. Fatemi vedere. Siamo attaccati a casa, ragazzi. Casa nostra è qui. Allora, andiamo. Eccola. Dov'è? Dovremmo essere vicino casa. Ma molto vicino casa. Fatemi vedere. Sì, siamo praticamente nella direzione giusta. Siamo proprio vicino casa. Tu mi stai seguendo? Sì, perfetto. Oh, finalmente ragazzi ce l'abbiamo questo. E, allora, sono voluto tornare. Tanto il nostro teletrasporto ce l'abbiamo, va bene così, lo lasciamo là, non mi interessa. Quello che mi interessa di più era questo, perché è veramente, ma veramente difficile, nel vero senso della parola, eccola qua, casa nostra, da tamare, perché è molto molto difficile tamarlo questo qua. Perché scappa sempre. Noi lì ci è andata bene che si è praticamente buggato o incastrato all'interno della nostra. Ma scusa, perché? Cioè, ok, dai. Ditemi voi se io devo aprire la porta, no? Vieni qua, dai, vieni qui, facciamo così, è una cosa impressionante, cioè è assurdo aprire la porta e doverla tirar via perché non si apre, cioè io non l'ho capita sta cosa, ma è assurdo,
Vediamo. E non si apre. Non si apre, ragazzi. Mi si è buggato qualcosa. Vieni. Vieni con me. E ti porto direttamente in casa, te. Perfetto. Allora, siamo... Oh, niente. Per entrare in casa devo togliere le porte. Oggi niente, ragazzi. Non funziona. Non funziona un cacchio. Non c'è niente da fare. Allora, adesso farò una bella cosuccia. Intanto facciamo così e così. La rimettiamo. Niente. Ragazzi, facciamo così. Stay. Li prepariamo subito. Andiamo a vedere se abbiamo dei panini o cose del genere, che questo ci dà le Arkston. Ragazzi, faccio una bella cosuccia. Scusatemi, però... esco e rientro. Ciao ragazzi, finalmente di ritorno. Ho tirato giù tante di quelle bestemmie. Bestemmie per non dire altre parole, perché guarda, mi si è buggato tutto. Tutto, tutto. Guardate dove sono ripartito, dove sono ripartito. Avevo detto che chiudevo e poi rientravo. Ero a casa con quella bestiaccia. Oh, non c'è stato verbo, mi ha buggato tutto, tutto, tutto. Meno male che ho detto che era fortuna. Bene, ok. Io adesso spero solo... che ragazzi, io da qualche parte ragazzi, i pezzi dove io tiro giù tante di quelle cose ve le taglio, ve le taglio nel vero senso della parola. Allora, qua c'è un altro miru bastardo, dai. Ok, avevo tamato l'animale, l'avevo tamato. Non c'è, non... No, ragazzi, io sto tornando veramente, vedete, sto tornando indietro. No, aspettate un attimo, aspettate, no, non c'è, qua stiamo tornando indietro. Niente ragazzi, io non lo so. Ma un attimo però, perché qua è aperto. Ma allora, scusatemi un attimo, ma se qui è aperto e sono andato, ma porca puttana. Allora, scusatemi un attimo ragazzi, perché qui mi sta veramente adesso venendo il dubbio. Ma non è che mi ha solo spunato lì e io l'essere ce l'ho a casa? Perché se no ragazzi è un bel casino, devo ritrovarlo, devo riprovare ed è veramente, ma veramente, io ho provato tante volte ed è veramente difficile tamare questo, perché scappa continuamente. Bisognerebbe fare un buco, poi cercare di farlo arrivare lì. Vedete che non c'è. Ma porca di quella puttana vacca. Niente, non c'è ragazzi, non... Niente, l'unica... non riesco a capire. Si vede che mi si è buggato. Con questa grossa tragedia nostra, io vi dichiaro una morte apparente, no. Allora ragazzi, facciamo una bella cosa, ci salutiamo qua per questa missione veramente da suicidio, ma veramente da suicidio. Ci salutiamo qua, come sempre un grosso bacio, un grosso abbraccio da Vivo Libero, mi raccomando ragazzi, tanti bei pollicioni in su, che questo è il mio supporto. Dopo tutto il traffico che abbiamo fatto anche per portarlo fino qua. No, vabbè, ci proveremo di nuovo. Ci riproveremo, vediamo. Ero già troppo contento, ecco.
Solita fortuna di Albi, questa si chiama, eh? Mannaggia al cazzo. Vabbè, dai. Ragazzi, vi saluto. Ciao, al prossimo gameplay.